Venafro è detta la Porta del Molise, per la sua antica posizione, che la portava ad essere il primo centro urbano di una certa importanza e segnava il confine con la Campania, alla quale tutt'oggi strizza l'occhio per le tradizioni gastronomiche. Infatti, tra le due regioni ci sono affinità di produzioni, colture e preparazioni che mutuano le eccellenze di entrambe. Venafro è foriera di eccellenze gastronomiche di ogni tipo, salumi, formaggi, dal mais agli ortaggi, con particolare riferimento all'olio prodotto dagli uliveti locali. Olio, cereali, erbe e spezie la fanno da padroni nelle specialità gastronomiche locali, povere ma gustosissime, semplici e legate a ricorrenze religiose, cicli stagionali e al lavoro nei campi. Questi piatti mantengono ancora oggi inalterato il sapore della tradizione. Un esempio è il tipico biscotto di Venafro, la cui forma circolare ad anello, ottenuto con due rotolini di pasta intrecciati, ricorda l'uroboro, il magico serpente che morde la propria coda e che nella tradizione millenaria è il simbolo di unione e abbondanza. Per questo motivo il serpente che si morde la coda era sempre presente nelle feste di matrimonio, quale augurio di unione felice e ricca di figli e denaro, e lo è ancora oggi. Questo biscotto è una preparazione semplice e priva di artifici. Solo farina non raffinata, impastato con olio extravergine di oliva e un po' di lievito madre, arricchita dal profumo e dal sapore particolare dei semi di finocchietto. L'impasto viene suddiviso in rotolini, che vengono poi modellati a creare il serpente che si mangia la coda. Ma perché si chiamano biscotti? Semplice, perché vengono cotti due volte. Infatti, i serpenti così ottenuti vengono prima sbollentati in acqua bollente e successivamente infornati per diventare dorati e friabili. Il biscotto di Venafro è buono, sia che lo si gusti da solo, sia come accompagnamento di salumi e formaggi, oppure come ingrediente particolare per pasta e zuppe. Per un aperitivo o per una cena veloce, accompagnata da un buon calice di vino o da una birra ghiacciata. Il boccone del re, nel rispetto della tradizione, rivisitando l'antica ricetta, sforna ogni giorno il biscotto classico, il biscottino classico o al peperoncino e gli intrecci con mandorle. Stesso impasto, ma formati e sapori diversi, che meglio si adattano ai vari impieghi. Una tentazione a cui nessuno chef può resistere per creare piatti veramente unici. Ciao, sono Gilda, voglio farvi conoscere una ricetta molisana molto particolare e antica, e per prepararla userò il biscotto di Venafro. Per preparare gli spaghetti con la mollica utilizzerò i seguenti ingredienti: ovviamente gli spaghetti, aglio, peperoncino, noci, mandorle, il biscotto di Venafro, prezzemolo fresco tritato, pane raffermo, nocciole e olio extravergine d'oliva. Essendo questa una preparazione molto veloce, per prima cosa mettiamo a bollire l'acqua. Il prossimo passaggio è quello di tritare il pane raffermo. Thank you.
Dopo il pane trituriamo tutta la frutta secca, si può mettere tranquillamente tutta insieme. Per questa ricetta utilizzerò il biscotto di Lenafro al peperoncino ed è l'ultimo ingrediente che andremo a tritare. Mentre l'acqua bolle, iniziamo a preparare il condimento. Olio extravergine di oliva, buono, un bel giro d'olio. Mentre l'olio si riscalda, prepariamo l'aglio e il peperoncino che andremo ad aggiungere. Quindi togliamo prima di tutto la buccia e lo affettiamo. E li aggiungiamo all'olio bollente a fiamma bassa bassa, così rilasceranno tutto il profumo. Oh, sta bollendo! Saliamo l'acqua un altro pochino e caliamo la pasta. Mentre la pasta cuoce, completiamo il condimento. Mentre l'olio sfrigola, pane raffermo che abbiamo ben bene tritato prima e lo lasciamo abbrustolire. Mi raccomando, nell'olio caldo. Quando il pane è ben abbrustolito, aggiungiamo la frutta secca, che con il calore rilascerà tutto il profumo, gli oli essenziali e il biscotto. La mescolata e facciamo insaporire tutto insieme per qualche minuto. Che profumo! La pasta è cotta, la scoliamo direttamente nel condimento. Se necessario, ancora acqua di cottura. E mantechiamo con un filo di olio d'oliva. E si crea lacrimina. Semolo. È arrivato il momento di impiattare. Prezzemolo. E un po' di biscotto sbriciolato, che ci sta sempre bene. Un giro d'olio
e il piatto è pronto. Guarda le tante ricette sul nostro sito e se vuoi, mandaci la tua ricetta. Saremo felici di pubblicarla.